Rieccoci in onda dallo studio 1 di Radio Icaro Rubicone, assaggi di vini. Devo dire che dopo i primi mesi di ma... Non è una consistenza così profonda, ma è abbastanza consistente, vero Michele? Sì. È un bel colore rubino chiaro con riflessi molto violacei, quindi è un vino molto giovane, di una buona gradazione alcolica, un 13 gradi e mezzo. Ricordiamo che questo vino in generale, la Malvasia, è usato anche per fare essenzialmente dei tagli di per sé e quindi anche per dare colore. Il vitigno è un vitigno abbastanza aromatico. È un vitigno assolutamente aromatico e quindi lo si riconosce subito al naso con un'intensità assolutamente importante, con dei bellissimi frutti rossi. Frutti rossi e una nota di liquirizia veramente marcata. Sì, e poi queste note dolci che fanno un po', ricordano un po' la vaniglia, ma però non è dovuto all'affinamento, questo è proprio caratteristico suo, Sì, perché... l'affinamento è un affinamento in acciaio, come poi ci dirà il nostro ospite telefonico, Andrea che è Lonardi. Andrea Lonardi, che poi è l'enologo che ha praticamente, si può dire inventato, non si può dire inventato questo vino, ma ha lavorato questo vino, perché il vino lo si lavora, lo si inventa, lo inventa la vite, lo inventa la mamma vite. Sì, lui lo valorizza, insomma, più che altro dandogli un'espressione tutta sua. Allora, comunque i profumi sono assolutamente fini e riconoscibili. In bocca questo vino è un vino... Morbido, abbastanza caldo, Abbastanza tannico e anche secco. È secco. un bel vino piacevole in bocca. Non è un vino che vuole essere importante, ma vuole essere un vino... È brutto dire da tutti i giorni, Michele. Sì, e vuole... No, no, è tutti i giorni. Nel senso, non è brutto. Per me è anche... è un suo pregio. Cioè, è un vino che Assolutamente. può essere bevuto senza tanti particolari problemi o anche astio nel sapere se uno si beve troppo o meno, perché, diciamo, un po' incoraggia la beva. È un vino comunque ancora abbastanza giovane, nel Sì, è senso... abbastanza giovane, è abbastanza equilibrato e abbastanza armonico, oserei dire, dai, un vino che non pretende di essere un vinone, un vino di eccellenza, ma un vino che pretende di essere un buon vino da bersi quando uno lo desidera. È un vino che puntaggio gli diamo, Michele? E diamo 79 punti. Diciamo anche questo qui dovrebbe essere anche un vino di fascia media, che dovrebbe comunque corrispondere anche a un buon qualità-prezzo. È un vino più pronto che maturo, Sì, vero, vero sì, sì. Michele? Andiamo direttamente al secondo vino di oggi, sempre della cantina Castello Monaci, e stiamo parlando di un primitivo del Salento, Michele. Di che anno stiamo parlando? L'anno, se mi aiuti... E questo qua, lo ricordiamo, il nostro Piluna. La nostra Piluna è nel 2010. Questo vino è un vino che, diciamo, a differenza degli altri primitivi, non ha uno sviluppo alcolico esagerato di 13 gradi e Ma mezzo. forse l'hanno volutamente tenuto basso, proprio per offrirgli una migliore bevibilità. È un vino che ricordiamo fa legno e lo si vede anche nella sua consistenza, che non è proprio consistente, ma sicuramente più di quello precedente. Vediamo adesso quindi immagini dove poi viene creato questo vino, attorno a questo castello che poi ci parlerà anche il nostro amico enologo Andrea Andrea Leonardi. Lonardi.
Anche questo vino è un vino che dà una bella impressione di giovinezza, con una buona consistenza, abbiamo detto, dei begli archetti ravvicinati. Questo mi dà, questo vino mi dà di essere ancora più morbido di quello precedente, e con dei riflessi violacei che proprio mi tradiscono la sua giovinezza. Al naso, diciamo un naso abbastanza intenso, anzi direi intenso, con ecco, sicuramente i frutti rossi e un pochettino questa nota, diciamo, di alcol leggera, vanno anche a, diciamo, a confondersi con le spezie che poi caratterizza un po' primitivo. C'è un odore di cosmetico interno, di cipria volendo, ma anche di una punta di vaniglia, è vero Michele? Sì. Che è veramente, veramente piacevole. Ma anche di un particolare fiore, che diciamo un fiore, non un fiore secco, però un fiore... Io lo riconosco nel giglio, questi profumi. Comunque sì, è vero, il giglio ci può stare. È veramente molto, molto poco importante, sinceramente. Cioè, è un buon bouquet che mi dà piacevolezza al naso e mi fa venire voglia di berlo, assolutamente fine. È un vino morbido, fresco. Più tannico di quello precedente. Più tannico. Il legno lo si sente anche in bocca. Riempie bene la bocca, anche se le parti dure sono ancora troppo importanti per quello che è lo stato attuale del vino. Non è un vino. Lo dobbiamo sentire molto più avanti, secondo me, e deve fare parecchio tempo in cantina prima di poterlo gustare decisamente meglio, vero Michele? Sì, anche perché poi all'inizio, quando abbiamo aperto, aveva un sapore un po' diverso. Adesso un pochettino si è stabilizzato e diciamo che è un vino che piace, nel senso, non molto, anche questo non molto persistente, non molto stancante. La sapidità, vogliamo parlare della sapidità? La sapidità qui è molto importante. La terra tra i due mari, qui si sente di più. Sì, qui la parte che poi dopo va anche a comporre il terroir di questo vino, il sale, la sapidità è una parte importante, il tufo che con queste pietre bianche girano attorno. Diciamo che è un vino più importante, vuole essere più importante del precedente. Ed è un vino, anche questo, abbastanza equilibrato, proprio per la sua giovinezza, e anche abbastanza armonico, per il medesimo motivo. È un vino è un vino pronto maturo, sicuramente più pronto maturo, più maturo di quello precedente, come abbiamo detto prima, ed è un vino a cui io gli attribuirei un punteggio di 82-83 punti massimo. 82 sì, forse 82, è il suo punto. Sì, 82 direi che potrebbe essere un punteggio abbastanza onesto. Benissimo, io andrei con un brano musicale, Michele, e subito dopo andrei con la telefonata ad Andrea Lonardi, se la nostra regia vuole mandarci un brano musicale. Assaggi di vini on air, Michele, tu lo sai che assaggi di vini non è solo on air, vero? Io lo so, molti lo sanno, molti amici... Ma non tutti, quindi diciamoglielo ancora. Molti amici su Facebook ci seguono su Assaggi di Vini, anche su YouTube, che cliccano e guardano i nostri video, e soprattutto quelli che guardano il sito casa nostra, assaggidivini.it. Dove potete trovare tutti gli articoli, i podcast, i collegamenti per i filmati sul nostro canale YouTube. Poi altre cose, Michele? Appuntamenti di quello che offre l'Italia anche dal punto di vista come eventi di degustazione e oltre tutti i contributi artistici che noi mettiamo assieme alla nostra trasmissione. Ricordiamo che Assaggi di Vini onit.it vuole essere un raccoglitore anche per voi. Se ci volete lavorare, volete mandarci un articolo, volete mandarci un'opinione, mandatelo a lui, non a me. mandatelo al nostro sito e noi ve lo pubblichiamo se ne vale la pena, chiaramente. Ma parliamo anche del nostro gruppo Facebook, Michele, che è sempre più numeroso. Sì, 1850, però è diventato più che altro il nostro wall, la nostra piazza, un posto dove la gente posta, mette i propri articoli, quindi diciamo che vanno anche a essere una proposta alternativa ai loro articoli, insomma. Ma siamo adesso in diretta telefonica con il papà dei nostri vini che abbiamo degustato oggi, è Andrea Lonardi, che è l'enologo di Castello Monaci. Ciao Andrea.
Buonasera, come state? Ah, benissimo, grazie. Noi stiamo bene, abbiamo i tuoi due vini nel bicchiere. Sono buoni, potete confermare. No, possiamo confermare. Lo possiamo confermare. Dai, siamo in tre, abbiamo anche il nostro ospite qua, Roberto Naccari. Guarda, l'ho detto, oggi l'ho detto bene io, vabbè, perfetto, oggi ci ho preso bene, che ha gradito anche lui. Allora, Andrea, parliamo di questi vini, no? Così uguali, così diversi. Ma indubbiamente, immagino che voi nel bicchiere abbiate Medos e Piduna. Sono loro. Sono due bellissimi autoctoni pugliesi, anzi per la precisione salentini, quindi è la vera espressione del Salento. Medos è un 100% Malvasia nera e Piduna è il nostro 100% primitivo. Un vino del quale noi andiamo molto molto fieri. Due vini diversi nella loro espressione, sia organolettica al naso, ma in modo particolare anche in bocca. Medos è una Malvasia, è quindi un vino che si può servire anche a una temperatura leggermente più bassa di quella alla quale si servono i vini rossi, in modo particolare durante il periodo estivo. È un vino che ha delle note di ciliegia al naso e delle note che ricordano anche i fiori, in modo particolare la viola. In bocca si caratterizza per avere una quasi totale assenza di tannini, ma è una caratteristica di questo vitigno che gli conferisce una particolare bevibilità. E noi, come tecnico e come produttore, cerco di esaltare proprio quelle che sono le caratteristiche specifiche di questo vitigno senza invadere questo suo essere, quindi in modo tale da renderlo pienamente espressivo. Presentarlo come che è? Certo. Se invece assaggiate Piluna è il primitivo, è assolutamente il vitigno principe del Salento. Io invito tutti ad assaggiare Primitivo, perché per me Primitivo, insieme ad Aglianico, insieme a Nero d'Avola, insieme a Sangiovese e Nebbiolo, sono i grandi vitigni italiani, sono quelli che mio avviso ci fanno riconoscere in tutto il mondo. È un vitigno che ha una caratteristica particolare, che ha due tipi di acino sul grappolo. Sì. Un acino piccolo, senza acini, che si chiama acinellatura, e un acino normale. Al momento della maturazione, quindi, cosa succede? Succede che l'acino piccolo va incontro a un processo di surmaturazione, o meglio, un processo di appassimento naturale. Ecco che allora il primitivo esprime questa sua caratteristica di appassire naturalmente su pianta quando poi lo si assaggia. Quindi al naso ha delle note di frutta secca, appassita, molte volte fichi, accompagnato anche da delle note di eucalipto e menta. Sì. Ed ha questa bocca incredibile, molte volte che sembra quasi anche dolce, ma è solo legata alla presenza di questi tannini setosi e molto dolci che lo caratterizzano. Questa è un po' la natura di questi due vini e il modo col quale si esprimono, quindi due vini molto diversi anche nell'abbinamento coi piatti. Sicuramente la Malvasia è un vino per un abbinamento con un primo piatto, ma a basse temperature potrebbe andare anche con una tagliata di tonno. Se invece assaggiate un Piluna, un primitivo, è più un vino anche da meditazione, ma è un vino che va benissimo con la carne. Sì, è un vino che anche si presta più a essere, probabilmente adesso tu l'hai fatto perché ha fatto legno questo vino, lo sì. Si riconosce, quindi un corpo... Ha un corpo diverso, certo. Proprio la natura del vino io la sento proprio diversa, già nel bicchiere. Sono state anche dosate, diciamo, la struttura di questi vini, cioè hai cercato comunque di creare un vino che non fosse troppo pesante, insomma. Questo è un po' il mio stile e anche lo stile dell'azienda, perché comunque il nostro obiettivo è quello... Nel sud io non sono chiaramente, dal mio accento si capisce benissimo che non sono salentino, ma da molti anni ormai lavoro in Salento e la mia voglia quando sono arrivato in Salento era quello di poter produrre anche in una terra con un clima particolarmente caldo e con dei vini che molte volte peccavano di opulenza, di anche con delle note ossidative, di dare grande eleganza e grande freschezza. E questo è quello che oggi il consumatore vuole bere probabilmente dei vini che sono anche, si possono definire anche meno impegnativi, ma che non è assolutamente più facile farli, perché conferire a un vino bevibilità, freschezza in un clima come quello, cioè in un terroir che come
Esatto, dove c'è un sole, diciamo, molto importante, e anche poi magari poi il terreno magari anche di questa sapidità, quindi certo, che dà questa base, di, insomma, che rendono un vino, tendono a dare un vino più strutturato, insomma, dai. Sì, sì, ma poi io ritornando proprio, ritornando sul Medoz, posso assicurare che è un vino veramente piacevole, che io l'ho chiamato un vino che si può consumare tutti i giorni, non è un vino da tutti i giorni. Bravissimo. Ma è un vino che si può consumare proprio tutti i giorni, è un vino che... è proprio il vino da mettere sulla tavola tutti i giorni. È proprio quello, sì. Da veramente... Da, però si sente che c'è una cura particolare in questo vino, quindi a me è piaciuto particolarmente, no? Guarda, veramente. Questo arriva da un'attenzione maniacale che abbiamo nella conduzione dei vigneti, ma anche una conduzione maniacale che abbiamo nella gestione del processo di vinificazione e di affinamento di questi vini. La ricerca dell'eleganza e della pulizia passa attraverso una scelta maniacale dell'esatto momento di raccolta, portare delle uve perfettamente sane al momento della maturazione e in cantina la massima pulizia, e molte volte massima pulizia non solo intesa dal punto di vista igienico-sanitario, quindi dell'ambiente nel quale si lavora, ma anche la massima pulizia intesa in termini di tecnologie e di metodi invasivi che oggi spesso in alcuni casi accompagnano alcuni vini. Io credo che anche noi tecnici alcune volte dobbiamo fare un passo indietro e dobbiamo comunque cercare di preservare al massimo quelle che sono le caratteristiche di un vitigno nel rispetto, e che passa in primis attraverso l'interpretazione, come fare... È come un architetto che comunque deve collocare una struttura all'interno di un certo contesto storico o architettonico, e quindi non deve assolutamente essere invasivo, ma deve accompagnare quello che è il paesaggio o che è il territorio comune, che in questo caso è un paesaggio, è un clima, ma è anche e soprattutto un vitigno che deve essere assolutamente autoctono per il mio punto di vista. Per concludere Andrea, a quanto li possiamo trovare questi vini in enoteca? Allora, sono vini che in enoteca si possono trovare, per quanto riguarda Piluna, tra gli 8 e i 10 euro, e per quanto riguarda invece Medoz è un vino che si può trovare tra i 7, 11, 12 euro. Quindi possiamo dire che per la qualità che hanno sono dei vini assolutamente accessibili a tutti, insomma. Assolutamente, è un vino che possiamo tranquillamente bere e che il consumatore può tranquillamente acquistare, non è certo... In questi momenti si può anche guardare, si deve anche guardare a questo. Certo. Allora, vogliamo ricordare che tutti questi vini e anche gli altri di produzione di Castello Monaci li possiamo trovare nel sito internet di Castello Monaci, che è www.castellomonaci.com. Castello Monaci è visitabile da se qualcuno capita nel Salento? Assolutamente, è una bellissima struttura. Ci si può anche sposare, sapere questo. Ci si può anche sposare in questo bellissimo castello, quindi se siete interessati fatemelo sapere. È uno sconto magari. Ma io non lo so, potrei essere accusato di bigamia nel caso succedesse, quindi mi tocca tenermene lontano. Ricordiamo una bellissima, è una bellissima struttura, per quanto riguarda la cantina è una masseria tipica, costruita in pietra leccese, quindi bianca, che riflette proprio questo sole del Salento. Invece il castello è una bellissima struttura piena di palme, è una struttura assolutamente da visitare, e chiunque è in ascolto oggi e ci ascolterà nei prossimi giorni, invito a visitare la cantina se mai dovesse passare dal Salento, e comunque ad assaggiare i nostri vini e guardarli sul sito internet, perché le immagini che ci sono trasmettono sicuramente quello splendido ambiente e territorio. E anche, esatto, il clima delle persone. Ricordiamo che fra un po' ci sarà il Vinitaly, voi esporrete al Vinitaly? Certo, Andrea. Saremo presenti al padiglione Puglia con il nostro stand, che un po' ripercorre le nostre etichette, quindi i colori salenti sono il nero e il bianco, che sono i nostri due colori di riferimento, con questa bellissima M tagliata da una riga in mezzo, che in realtà è la struttura della nostra masseria per quanto riguarda la parte dei vigneti, una lunga strada di 3 km che attraversa a sinistra e a destra un mare di vigneti, visto che siamo in mezzo a due mari. Va bene, grazie. Allora, Andrea. Ringraziamo Andrea Lonardi della cantina Castello Monaci.
E lo rivedremo magari a Verona, al Vinitaly, in questa manifestazione, certo, in questa manifestazione che andrà fra un paio di settimane, saremo lì anche noi. E ti salutiamo con il prossimo brano musicale che ci offre la nostra regia proprio in questo momento. Ciao Andrea, grazie di tutto. Grazie, grazie a voi. Grazie Andrea. Io ogni volta che vedo quella bottiglia di vino che versa il vino mi emoziono. Michele, te cosa ne pensi? Io che te emozioni? La cosa mi fa... Boh, dico, beato te. Beh, se è sul mio bicchiere sicuramente mi emoziona di più rispetto a quello degli altri. Dunque, adesso siamo arrivati nella parte del nostro servizio che abbiamo fatto a San Patrignano. Dai, mandiamo una bella intervista. Abbiamo fatto due belle interviste a San Patrignano. In occasione di che cosa? Dell'inaugurazione del nuovo ristorante Vite 2012. Allora, parliamo un po' di questo evento, no? È stato appunto stato organizzato, siete invitate, siamo stati lì ospiti di loro e hanno giustamente condiviso qual è il loro obiettivo in questo nuovo ristorante, che poi ci spiegheranno, ovvero quello di cercare di creare una nuova soluzione di ristorazione che sia al di fuori della stella Michelin, ma qualcosa di più agrituristico. Sì, ma glielo facciamo dire a loro. Proviamo a vedere se può partire il primo servizio. E con chi era il primo servizio, Michele? Con il cuoco, Fabio Rossi, che a noi oggi ci ha accolto con due piatti strepitosi. Ma magari ne parleremo dopo. Via col primo servizio. Presentare l'apertura del nuovo locale, il Vite di San Patrignano. Sei contento qui, Stefano, di essere arrivato? Ah, io sono molto contento perché sono arrivato anche 5 minuti prima di te e ho potuto gustare le specialità dello chef Fabio Rossi, che mi ha proprio omaggiato di queste sue specialità e che tu non hai potuto sopportare. Non ho sfruttato, ma ho bevuto come nella migliore tradizione. Grazie Fabio di essere venuto con noi ad Assaggi dei Vini. Spiegami qual è la filosofia che volete appunto impostare quest'anno con la nuova avventura, la nuova rinascita del Vite. Diciamo che in questa nuova riapertura vogliamo dare ancora più visibilità alla nostra filiera di prodotti, che è una filiera molto complessa e completa. E quindi ci accingeremo a servire ai nostri clienti piatti della tradizione, ma utilizzando solo i prodotti interni. Quindi diciamo un percorso che riparte sempre da San Patrignano, dalla comunità, per poi cercare comunque di offrire un percorso qualificato per fuori. Sì, vogliamo fare anche un po' di dare anche informazione sui nostri prodotti e dar dimostrazione di come avviene lo sviluppo del prodotto dal latte fino al formaggio che si ritrovano sulla tavola, quindi non essere solo noi visti come ristorante che serve dei pasti, ma i settori che lavorano dietro di noi e che ci permettono di far bella figura con dei prodotti già di notevole livello, dargli anche a loro la visibilità. Ricordiamo quanto è importante il vino per il ristorante Vite, per quanto è importante il vino per tutta San Patrignano, che al di là dei prodotti che fa San Patrignano ha una cantina dentro Vite o nei sotterranei di Vite che è veramente importante. Come riesci ad abbinare i tuoi piatti che sono per lo più regionali in questo caso, perché stiamo parlando di prodotti, come abbiamo detto, del nostro territorio e soprattutto della comunità, con tutti questi vini? Sarà veramente un compito ben gravoso, no? Sì, diciamo che in questa cosa sono aiutato da Walter e Luca, che in sala sono entrambi sommelier e in sala riescono a gestire e abbinare a ogni piatto un vino prodotto da San Patrignano, ma anche alcuni vini della regione, per cui il lavoro più grosso lo fanno loro sicuramente. Io ti faccio una domanda adesso, perché la faccio sempre una domanda un po' provocatoria. Io ho degustato poco fa il vino, il nuovo, le nuove bollicine, il nuovo metodo classico di San Patrignano.
con cosa l'abbineresti di un tuo piatto, di un tuo piatto del ristorante Vite? Ma io lo abbinerei alla tartare di chianina che serviamo come antipasto. Questa tartare condita in modo classico e servita con vicino un'insalata di spinaci selvatici e un formaggio pecorone. Io come al solito aumento la salivazione quando mi parla uno chef e non so come andare avanti, bisogna che vai avanti te, Michele. Ah, quindi hai la bocca riempita di questa cosa. E questo dunque è un percorso che per te è una sfida, quello che la, diciamo, questo rinnovamento che tu stai dando, o come la vivi te questo percorso? Sì, sicuramente è una sfida, è una cosa che Vite riparte, si evolve con questa nuova filosofia, diventa anche scuola di cucina all'interno, perché diamo la possibilità, visto che lavoriamo quasi esclusivamente con ragazzi della comunità, diventiamo anche un metodo di formazione, quindi abbiamo anche la responsabilità nei loro confronti di insegnargli un lavoro, una professione, per poi quando sono fuori nel mondo del lavoro trovarsi nel migliore dei modi. Quindi, e quando questo succede è doppia soddisfazione, perché vedi di aver creato, non dico dal niente, però di aver fatto tirato fuori quello che lui, neanche lui sapeva di avere dentro. E comunque quindi voi questa ci passione per la cucina, sì, e noi ci abbiamo creduto, quindi la soddisfazione da parte dei clienti, la soddisfazione da parte dei ragazzi che si formano e fuori ottengono. Questa qui quindi spero e porterà sicuramente un lieto fine. Speriamo tutti. Questo. Sicuramente un fine continuo. Un fine continuo. Grazie intanto. Prego. Siamo qua con Federico Samadri, uno dei responsabili dei progetti del Nuovo Vite di San Patrignano, per sentire la sua esperienza. Te Stefano, quindi sei divertito questa stasera? Io mi sono divertito moltissimo, al di là di tutto non è proprio un divertimento, io sono qui con Federico, voglio capire qual è il progetto, ma qual è la nuova filosofia del Vite 2012. Il Vite 2012 in realtà recupera la radice che è di San Patrignano, quindi quella che ha sempre avuto, non è che c'è un ribaltamento del concetto che ha visto nascere Vite nel 2008. È una crescita all'insegna di un'epoca che ha delle caratteristiche, un'epoca sociale questa in cui sempre di più le persone sono disorientate, sono confuse, sono affaticate, ci sono difficoltà economiche, difficoltà a far crescere i figli, difficoltà di relazione fra tutti noi, e quindi ecco che questa è un po' la fotografia del momento. In questa fotografia San Patrignano sta con tutti i suoi elementi, con tutti i suoi strumenti, Vite è uno di questi, quindi la presenza di un ristorante all'interno di un territorio deve essere un pezzo importante, un pezzo dell'anima di quel territorio, e quindi Vite rinnova questa volontà, quella di trasmettere attraverso i propri prodotti la passione delle persone che hanno costruito questi prodotti, che hanno allevato gli animali, che hanno fatto i formaggi, che hanno seguito i salumi, e vuole farlo in uno stile sobrio, quindi in una modalità che si differenzi un attimino da quelle che sono le tendenze della cucina che lavora molto sull'estetica, sull'apparenza. Noi cerchiamo di essere umilmente, di far bene la nostra parte e di farlo in maniera economicamente accessibile a tutti, per cui la riflessione che abbiamo fatto è che non aveva senso fare un grande ristorante magari dove si mangiavano dei piatti eccezionali ma per pochi. Bisognava fare un ristorante dove ci fosse una grande qualità, una grande energia buona, una grande passione, ma aperto ai più, e quindi i prezzi sono stati pensati e ragionati in questi termini. Questo è anche un modo in più per trasmettere anche un messaggio, perché il messaggio va trasmesso a più persone, e quindi se vogliamo San Patrignano ha un grosso messaggio da trasmettere, sbaglio? Beh, insomma, diciamo che è un'eredità molto importante quella che ci ha lasciato Vincenzo, che è quella di dimostrare che può esistere una società
migliore, può esistere un, si possono vivere delle relazioni all'insegna del, della comprensione, del non giudizio, della solidarietà, e che questi rapporti così vissuti determinano dei tessuti sociali che sono delle opportunità nuove, se volete, ma vecchie come il mondo. Cioè non c'è nulla di nuovo in San Patrignano. C'è di nuovo, c'è che San Patrignano continua a essere se stesso, questo sì, a differenza magari di tanti luoghi del mondo che perdono la propria identità, che dimenticano le origini e i principi fondanti. Ecco, di nuovo c'è che San Patrignano questo non lo fa e che quindi si mantengono.